Thunder Production. Benvenuti amici di Contactus, con la nostra astronave viaggeremo per tutto l'universo, scopriremo il mondo dei cartoni animati, della moda, dello sport, della musica e dei videogame. Siete pronti per viaggiare insieme a noi? Ma solo dopo questo bellissimo cartone! Io sono pronto per partire per una grande avventura, e voi? Ma prima di partire, guardiamo cosa ha da dirci il nostro database. One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. La storia narra le avventure di Monkey D. Ruffy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gum Gum. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, nota come i pirati di cappello di paglia, Ruffy, o Rubber, esplora la rotta maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo il sogno di diventare il nuovo re dei pirati. Toei Animation, oltre alla serie televisiva, ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, 2 cortometraggi 3D, un ONA e un OAV. Svariate compagnie ne hanno tratto merchandising di vario genere, come colonne sonore, videogiochi e giocattoli. One Piece ha goduto di uno straordinario successo. Diversi volumi del manga hanno infranto il record di vendite di tiratura nazionale in Giappone, oltre 300 milioni di copie, e il manga venduto di più al mondo. Il 15 giugno 2015 è entrato inoltre nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate, oltre 320 milioni. Singspiel, termine che significa canto e recitazione, è un genere operistico in voga tra il XVII e il XIX secolo, sorto e sviluppatosi in area tedesco-austriaca, ed è caratterizzato dall'alternanza di parti parlate e parti cantate. A differenza dell'opera italiana che prevede recitativi cantati, nel Singspiel i recitativi sono perciò parlati in lingua tedesca come nel teatro di prosa. I brani vocali sono generalmente semplici e strofici. Tale genere, come le forme corrispondenti della ballad opera inglese e dell'opera comique francese e della zarzuela spagnola, appartiene alla sfera del teatro popolare, non colto, scritto in lingua locale e destinata a piccoli palcoscenici, e sarà un'anticipazione dell'operetta. I soggetti prediletti sono fantastici, favolistici o parodistici. Carissimi amici, il nostro database con i 5 elementi è pronto tutto per voi. Cosa ha da dirci oggi? Scopriamolo insieme. Kingdom of Amalur è un fantasy medievale fiabesco, un gioco di ruolo di stampo tipicamente occidentale, con la visuale in terza persona e combattimenti in tempo reale, ambientato in un mondo fantasy che ricorda molto da vicino quelli dei vari Fable, soprattutto per quanto riguarda le ambientazioni all'aperto. La storia narra di un re malvagio che con la forza sale al potere dopo la morte dell'anziano sovrano che governava pacificamente le terre di Amalur. A cercare di fermare l'avanzata di questo esercito del male ci dovrà pensare il nostro personaggio, un uomo morto e riportato in vita da un meccanismo chiamato Ruota delle Anime. C'è quindi qualcosa di speciale nel protagonista del gioco, qualcosa che lo rende unico e di conseguenza egli è il prescelto. L'unico in grado di salvare il regno di Amalur. Il podismo è la parte dell'atletica leggera che comprende ogni tipo di corsa di lunga distanza su qualsiasi distanza o percorso con diversi tipi di podismo. Comprende il fondo, la corsa campestre, la maratona, la marcia. Il fondo è una disciplina olimpica di corsa su una distanza dei 5 km in su. La corsa campestre è una corsa di lunga distanza, la gara è condotta solitamente in un campo. La marcia non è propriamente una corsa, in quanto deve essere mantenuto costantemente il contatto con il terreno. La marcia di solito si svolge su strada.
Retro running è una nuova disciplina podistica disputata correndo all'indietro. Come ultima c'è una specialità praticata da più di un secolo denominata corsa ad orientamento. Si svolge ricercando il percorso in luoghi particolari, città, boschi, pianure e simili, che la rendono molto avvincente. Ciao amici, siete pronti per partire per questo lungo viaggio ricco di argomenti? Vediamo cosa ha da dirci il nostro database. Il kilt è un indumento maschile che consiste in un pezzo di stoffa arrotolato intorno alla vita, simile alla gonna femminile ed allacciato. Anticamente il kilt era realizzato con un pezzo di stoffa lungo abbastanza da essere poi appoggiato sulla spalla. È stato inventato da Thomas Rivelson, un commerciante quacchero inglese del Settecento. Nei primi anni 30 del Settecento, osservando gli operai che abbattevano gli alberi per fornire la legna alla sua fornace di Inverness, ebbe l'intuizione di semplificare l'abbigliamento per renderlo meno ingombrante, inventando l'attuale gonnellino staccato dal plaid, il kilt. Quindi va considerato un abbigliamento moderno che il movimento romantico impose come segno di antichità. Il kilt oggi viene confezionato come una gonna a portafoglio, con una parte tesa davanti dove avviene la sovrapposizione e una parte con pieghe plissettate. Il colore del kilt è proprio della famiglia di cui lo possiede, infatti ogni famiglia scozzese possiede un kilt diverso da tutte le altre. Ed anche per oggi la nostra puntata è giunta al termine. Scriveteci a posta@contactus.it e vi aspetto alla prossima avventura!